Si apre la terza puntata di Inside Chief dal paddock del Mugello dove sta per prendere vita il quinto e il sesto round del campionato della nuova velocità. Apriamo con Alex De Angelis, ciao Alex. Ciao, ciao a tutti. Suddiviso come sempre in questi weekend tra 18.000 ruoli, qui siamo sotto la tenda del suo team Rock and Dea. poi c'hai l'impegno federale, c'hai tutti i pensieri per la testa dei tuoi test con la Ducati elettrica. Allora, intanto ti, ti faccio una domanda perché è giusto che gli appassionati a casa sappiano, c'è un caldo mostruoso. Tu, pilota, hai dei piloti, come si gestisce una situazione del genere in moto con la tuta di pelle, cioè la prestazione ne puoi risentire? Beh, sicuramente la prestazione ne risente sia a livello fisico, ma sia anche a livello tecnico. Oggi la pista scivolava tanto, infatti non abbiamo visto né nella categoria 300, quella in cui partecipiamo, ma nelle altre categorie non abbiamo visto dei record delle piste, no? Oggi nonostante poi essendo una qualifica tutti hanno spinto a fondo e Niente, specialmente nel 300, dove comunque cercano le scie, dove i piloti stanno tutti insieme, l'obiettivo è quello di seguire quello davanti, rimanere concentrato e non pensarci. Ma non è che ti posso raccontare che cambia, cambia chissà che cosa, anche perché poi abbiamo la tensione, quindi i ragazzi partono da qui che non stanno facendo niente, con già il cuore a manetta. E quindi vedono, vedo che partono già con la lacrimina di sudore, e però... Tutta la vita questo caldo, il sole piuttosto che la pioggia e situazioni che con la moto sono nettamente più difficili e anche più brutte. Especialmente specialmente appunto durante un turno di qualifica, perché se comunque se è vero che sei super concentrato anche in un turno di prove libere, però poi in una qualifica diventa veramente fondamentale. E scegliere la tattica giusta, scegliere la scia giusta, essere nel posto giusto al momento giusto, che non capita mai, porca miseria, è proprio così, eh, diventa fondamentale. E quindi cerchi veramente di concentrarti in queste cose per non pensare a tutto il resto. Il mio Mugello con una 300. parlavi di scia lo sappiamo, c'è un rettilio lunghissimo, quanto può variare il tempo sul, sul giro con una buona scia o senza scia? Allora, diciamo che i piloti, quelli più esperti, più veloci, uno a caso, Vanuzzi, campione italiano. E può magari cambiare a mezzo secondo, perché lui la scia gli può servire solo e esclusivamente nel tirino per prendere la scia di uno proprio per superarlo, e poi, al contrario, avere il giro libero e non trovare nessuno che lo possa ostacolare e quindi magari rallentarlo. Invece, per altri piloti, nel caso anche i nostri, che hanno bisogno di seguire al contrario uno come Vannucci, che ti dà la sua scena del tirino. Quindi ti avvicini a lui e poi cerchi di seguirlo per più curve possibili. Ma eh, sappiamo che è difficilissimo, perché Vannuzzi addirittura ha staccato quelli del mondiale. quindi ed è per questo che molte volte capita che addirittura i piloti non fanno nemmeno un giro buono perché cerca che ti cerca e non riescono a fare neanche un giro buono. Ma alla fine se fanno un giro buono da soli non è sufficiente per partire a volte nei primi 15. La stagione è quasi appena iniziata. Sappiamo che voi come Rock and Rock'N'D'A siete splittati tra qui, Civ e Copital, alle R3 Cup. Come sta andando questa stagione? Allora, nel Civ, come abbiamo visto l'anno scorso, riusciamo finalmente a essere a cavallo dei primi 10, quindi finalmente nelle posizioni che contano e ormai invece siamo una garanzia nel, nella Coppa Italia, nel trofeo Yamaha R3 Cup, dove i nostri piloti sono sempre costantemente nei primi 5 e è anche bello mettere più piloti là davanti, quindi credo che lì abbiamo raggiunto un setup, una moto che comunque funziona con tutti, che non è sempre facile. Che non è facile, e anche lì nel R3K parliamo di categorie assolutamente chiusissime, cioè dal primo al ventesimo passano veramente pochi decimi. Quindi, veramente, il pacchetto che siete riusciti a confezionare è un pacchetto competitivo. Il weekend di Civ qui a Mugello sta per iniziare, noi ti lasciamo andare a lavorare. In bocca al lupo per tutte le gare e si salvi chi può da questo caldo. Crippi Lupo, a presto, buon divertimento. Prima di andare a vedere cosa è successo nel weekend racing del Chief Mugello, siamo con Tonia Moriello di Just One. Ciao Tony. Ciao ciao a tutti, quest'anno Just One è il casco ufficiale del CIV e caro Tony, siamo qui nella tua ospitalità a godere un po' di brezza serale. Prima che si apra la battaglia in pista. È una novità per voi, perché Just One è un marchio riconosciuto mondialmente per il fuoristrada, il motocross. Vi siete affacciati, con, questo, con questa partnership col CIV, anche a mostrare i vostri. progetti prodotti per la velocità. Assolutamente sì, hai ragione, eh, il nostro DNA è, è prettamente fuoristradistico, siamo nati lì, il mio background del passato chiaramente viene da lì, però abbiamo sempre avuto eh, nei meandri del nostro cuore questo progetto, questa idea e chiaramente con il gruppo di cui il brand fa parte avevamo già iniziato a lavorare da qualche anno. Jordi Torres nella Moto E ha sviluppato questo casco, questo nuovo progetto, ha vinto due Coppe del Mondo tra l'altro, poi abbiamo fatto il salto in Super Sport con il team Evan Bross, con Lorenzo Baldassarri, eh, Raffaele De Rosa, il compagno di Lorenzo, quindi sostanzialmente eh, con Evan Bross abbiamo avuto la possibilità di entrare nel mondo superbike. A questo punto è arrivata anche, grazie all'amicizia e agli ottimi rapporti che abbiamo con la federazione da, da sempre, è arrivata questa opportunità che, che abbiamo colto in pieno perché ha ben o male la stessa nostra missione. E quindi siamo un'azienda giovane, facciamo un prodotto molto giovane in termini di design e anche di approccio, lasciamo dire, mediatico. E quindi questa idea di appoggiare la federazione e i talenti eh, mi ha trovato entusiasta. Tra l'altro notavo guardando chiaramente le varie categorie che c'è il giovanissimo Mattia Martella che è già pilota Just One e, e per i più esperti c'è un Mantovani che è, è un pilota astuto, è un pilota di, di, grande, di grande esperienza che vestono già il vostro casco. Quindi come dicevi tu, sì, un occhio ai piloti esperti ma andiamo anche incontro ai giovani che no? con i social, con tutta questa diffusione mediatica aiutano un brand già posizionato a evolvere ancora di più. Assolutamente sì, c'è anche Zanka, l'altro pilota giovane che abbiamo deciso di supportare e con questi più eh, il progetto che andremo a realizzare l'anno prossimo e quindi di avere tutti i piloti nella classe pre-moto 3 con il casco Just One eh, sono i primi passi per accompagnare questi ragazzi, creare quella eh, fiducia importante che, che ci lega e ci può legare e crescere assieme credo che faccia proprio parte della nostra vision, anche eh, legarsi ai giovani talenti e crescere con loro e adesso dalla terrazza Giastuana andiamo a goderci finalmente questo weekend di gare con un occhio particolare ai giovani talenti ciao Toli, buon divertimento ciao a tutti, grazie infuocato weekend di gare al Mugello per il CIV che è arrivato al Giro di Boa 2022. Come di consueto ha aperto il programma del sabato, la gara della Superbike, che ha visto ancora una grande prova di Michele Pirro, che ha vinto, regolando, Andrea Mantovani e Nicolò Canepa. Quarto posto per Randy Krumenacher a rientro dopo l'infortunio di Volelunga. Allora finalmente un bel risultato per Andrea Mantovani e anche per te che sei il suo manager, no Vince? Eh? ti giuro, sono... Mi vengono le lacrime. Eh, ma dai, puoi lasciarti andare, se non ci si, si lascia andare in occasione sì, del zero. No, no, sono felicissimo, infatti non vedo l'ora di abbracciarlo e, e speriamo che sia uno dei tanti che verranno. Bravi. Grazie, grazie mille, un abbraccio a voi. Un secondo posto, Andrea, che fa morale, perché ci voleva un risultato così, eh? Sì. Finalmente, dai, abbiamo, siamo riusciti a concretizzare il nostro potenziale. Sono felicissimo per quello che abbiamo fatto. È stata una giornata meravigliosa dove siamo un po' che ci prepariamo, cerchiamo di fare il massimo. Per i test abbiamo lavorato tanto. Questo weekend. Abbiamo fatto molto, molto bene e quindi adesso c'era la gara. La gara l'ho gestita abbastanza bene. Sono sincero, pensavo di tenerlo un po' di più lo strappo di Michele, solo che a un certo punto ho avuto un po' di problemini sull'anteriore. Quindi ho preferito insomma, preservare e portare a casa quello che riuscivo, gestendo. Ma comunque sono veramente felice. Problemini problemi intendi, grip immagino Sì, eh, l'anteriore mi, mi chiudeva in curva Sia l'arrabbiata 2 che eh, nelle varianti Quindi insomma quando due o tre volte l'ho salvato un po' col ginocchio Dico, va là che è meglio che gestiamo un attimino Portiamo a casa Senti, l'ultima domanda di giornata è Sei più contento tu o Vincenzo? Ah, eh, forse dai Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo Perché per lui penso che sia... no sì, questo è il primo podio per lui, quindi sono veramente felice di averglielo regalato. Perché dietro questo ci sono tanti sacrifici, tante, tanta dedizione. Siamo partiti con un po' di sfortuna e adesso invece siamo riusciti finalmente a concretizzare quello che volevamo. E invece adesso Mantovani sta ingranando sia in motoe che al CIF. Bravo! Grazie, grazie di cuore a tutti. Gara 1 della 300 ha visto il trionfo di Leonardo Carnevali che ha battuto al fotofinish Matteo Vannucci, campione in carica di categoria. Terzo posto per Alfonso Coppola. Moto3 ad appannaggio di Nicola Carraro del team Post Corse, che ha fatto sua la prima posizione battendo in volata Biagio Miceli. Terzo posto per Ferrandez. Quarto per il pilota di casa Guido Pini. Peppe è stata soffertissima! Eh? Molto, molto soffertissima, sì. Ma lui... Nicola va forte, va forte... Ha eh, fatto una bella tattica. Eh, sa gestirsi molto bene la gara. Quindi, non dico che lo sapevo, però lui aveva margine. dai. Aveva no, margine. dai. Allora, il suo valore è indiscusso. Però, qui a Mugello, in un gruppetto da quattro sì. c'è sempre no, il timore fuori dalla bucina. Sì, infatti, quando ho visto che erano vicinissimi, eh, ho temuto che non ce la faceva. Invece, la moto, dai, gli abbiamo dato un mezzo penso buono. Quindi. Bravi. Bravi, grazie mille, grazie a tutti. Grazie. Ciao. <ride> Carraro, anche, anche quando vince, cerca di evitare l'intervista. Ti concediamo il desnudismo oggi col caldo. Oggi fa caldissimo. Abbiamo tenuto le gomme per gli ultimi due giri, ho dato lo strappetto giusto. Eh, sono riusciti a starmi vicini ma non abbastanza e quindi sono riuscito a tagliare il traguardo per primo Siamo con Beppe, comunque è una bella tattica rischiosella, si vede che te la sentivi perché è a Mugello essi il colpetto da quattro, è uscito la bucine no? eh, sperando di non essere infiocinati all'ultimo Ho fatto una prova all'inizio della gara, ho visto che ce la facevo e quindi ho detto proviamoci sono riuscito, anche in realtà non sono riuscito benissimo però la moto andava fortissimo quindi sono riuscito a vincere, grazie al team, che la moto è fantastica. Hai alzato la mano a un certo punto, e tutti nel box, eh. tutti, Oh, Che è successo? Perché al Chef sono abituato che se vai sul verde, devi almeno dimostrare che vai un po' più piano. E invece qua non si sa mai, io per sicurezza. Là, tagliato, non ho tagliato, ho fatto anche la pista più larga. però in caso qualcuno faccia polemica. Io dico per non saperne leggere e scrivere alzi alla mano così non sì, ci sono. Vede, eh? Mi scuso per averlo eh, là. Eh. Preventivo esatto. Bravo! Grazie, ciao, ciao. 23 e 30 sono i millesimi ed il risicato distacco con il quale è transitato sotto roba di Rascacchi in Premoto 3 Leonardo Zanni. Zanni ha bruciato infatti di un niente Puriarte e Liguori. Grande spettacolo come sempre nella 600 con il pilota del mondiale Lorenzo Baldassarri che ha vinto la gara della Next Generation. A cercare di rovinargli la festa Roberto Mercandelli, secondo dopo i 14 giri in programma. Terzo Matteo Ferrari. Nella 600 Classica primo posto per Marco Bussolotti che ha preceduto Kevin Zannoni e Armando Pontone. Oh ragazzi, ma Merca, adesso secondo posto, va benissimo per la classifica, ma mi sembra che l'aspetto interessante di questa gara sia stato che tu abbia battagliato con Baldassarri, che insomma corre nel mondiale, pilota plurivitorioso in Moto2, moto quindi un banco prova assolutamente attendibile. Sì, come, come penso, ho fatto una super gara e oggi c'è stato un gran caldo e subito non sono partito molto forte, poi lui ha allungato un pelino e sono riuscito a liberarmi degli altri e sono tornato su molto forte. Ero molto veloce secondo me. Quando sono arrivato sotto, probabilmente col gran caldo, la sua moto davanti, mi si sono scaldate molto le gomme, salita la pressione e ho preso una chiusa al correntaio e lì ho perso il gancio, ma era già, eravamo già verso l'ottavo o nono giro. E che dire, non posso che essere soddisfatto. E ho battagliato con un super professionista, io corro in moto per passione, mi diverto come dicevo, l'ultima gara che ho fatto l'ho fatta un mese e mezzo fa a Vallelunga, ho fatto un'operazione nel mezzo, sono stato a Fuerteventura in vacanza. Sì, perché tu eh, ricordiamolo, sei fresco d'operazione tre settimane fa per una sindrome compartimentale, tanto che io ho detto a tuo padre che adesso è qui dietro le telecamere facciamo smettere di lavorare a Mercandelli, cioè, perché devi lavorare a Mercandelli? Dedicati al motociclismo. Eh, sarebbe una figata. I soldi me li dai tu? No, tuo padre. <ride> ah, ok. Allora devo iniziare a chiedergli. No, hai fatto veramente una gran gara. Poi sentivo che parlavi in sala stampa con Baldassari, che vi siete stretti la mano, no? E giustamente riconosceva il tuo valore perché lui è cosciente, no? della differente preparazione che avete. Eppure gli hai reso questo test, perché lui è qui a far chilometri, eh, gli hai reso, cioè, gli hai reso un, un favore quasi perché l'hai messo alla prova. Sì perché comunque io non è che ce l'ho con lui in particolare perché lui è un super professionista, ha fatto bene a venire qua a correre e anzi sono super contento di essermi misurato con un campione così forte che settimana scorsa tra l'altro ha fatto una super gara, però volevo far notare questa cosa che comunque ripeto non sono un professionista e mi piacerebbe avere qualche opportunità in più e, e niente dai sono super contento. Dai, bravo Merca, c'è anche Adami, vieni Adami, usciamo da questa gara 1 qui a Mugello con un Merca secondo ma me, è come una vittoria. E qui... Sì, perché Adami tutto quello che dico fa... Mm, beh, andiamo piano, perché c'è gara 2. Godi, go, go. Godi, go, godi. Gara 2, gara 2. Ne parliamo domani sera, che secondo me è la cosa migliore e più calda, perché purtroppo abbiamo avuto due diciamo vicende sfortunate nelle gare precedenti, perciò un po' di fortuna, ma non è fortuna, è stato bravo, cioè, è competitivo, l'abbiamo visto. Adesso viene fuori dall'infortunio che l'hanno operato, allenamento poco, tanto ufficio, quando qualcuno dovrebbe farsi qualche esame di coscienza, se devo essere sincero, perché abbiamo visto una situazione molto positiva e eh, a livello agonistico eh, imbarazzante, cioè veramente ha fatto un capolavoro, bravo. Bravi, bravi Tirocenero, bravo anche c'è anche Zannoni che corre, corre nella 600. Vediamo Gara 2, ok? A domani. Domenica ancora clima rovente, con più di 30 gradi nell'aria e quasi 50 sull'asfalto. Fattori che non hanno fermato, però, la corsa di Michele Pirro in Superbike. Dopo una battaglia iniziale con Mantovani e Del Bianco, Pirro ha vinto ancora una volta. Odio in carta carbone del sabato, con Mantovani e Canepa secondo e terzo. Nella generale, Michele Pirro comanda con 129 punti. 25 di vantaggio su Canepa e 46 su Del Bianco. Eh, Michele, qui a Mugello avete organizzato questa hospitality un po' particolare perché non è da tutti i giorni per il CIV e giustamente hai voluto onorarla con una bella doppietta. Sì dai, sono, sono contento, poi qui, qui si sta freschi. E quindi c'è da mangiare, si sta freschi, c'è da bere, meglio di così. Dai, sono, sono comunque contento, soprattutto di rivedere un po' di amici e al Mugello la MotoGP. Non mi sono divertito tanto perché abbiamo avuto un po' di difficoltà. E, però, dai, sono contento e soprattutto di aver fatto due gare diverse, due gare comunque combattute con un caldo malesiano. Mi sembrava di essere a Sepang Mugella, cioè, Mugello Sepang. Eh, il Sepang italiano, dai, eh, però dai, sono, sono contento. Ma, tra l'altro, sì, il nostro Mugellang è qui. nostrano strano cioè, perché è, oltre che caldo c'è veramente tanta umidità. Io mi sto chiedendo ancora come tu faccia. Sta con la tuta addosso, sto grondando sei perché... un professionista, quindi giusto per tirare su. Ma non so come faccia. Tra l'altro, dicevo un giugno è incredibile perché tu dicevi hey, Mugello, ma tu hai fatto anche Barcellona? Ti sei puppato questi altri tre giorni? Quindi a dimostrazione ancora che tu dici ah, gli anni passano, però ti alleni tutti i giorni ci credi e, e, e mantieni una forma incredibile perché anche oggi insomma del bianco dietro canepa dietro mantovani dietro no sono ancora tutti dietro eh, diciamo che mh, quando non avrò più lo spirito combattente o la voglia di, di fare dei sacrifici sicuramente smetterò e, è la mia benzina cioè il fatto di comunque di avere lo stimolo di mettere in difficoltà sempre i più giovani è chiaro che i moto mi mettono in difficoltà loro, però c'è da dire che di là faccio un altro ruolo e non ho la condizione tra virgolette per, per comunque non dico puntare a, a dei risultati importanti, ma a stare comunque vicino lì alla top 10. Quest'anno in particolare siamo in difficoltà, perché otto moto, quando corro io 9, siamo veramente in difficoltà con, con tante cose. Però cerco di fare il mio ruolo anche nelle gare. È chiaro che i risultati. Sono sotto le mie aspettative. È quello. Però ci sono gli anni particolari e bisogna guardare avanti. E, ma sicuramente vedi il campionato italiano, credo che tutti vogliono battermi. E quindi questo è uno stimolo in più. Anche oggi ho fatto una gara comunque bella, mi sono divertito, sorpassi, quindi non mi tiro mai indietro. E poi sottolineavi in conferenza stampa una cosa che in realtà hai sempre detto: no, per te più avversari ci sono, meglio è. E è un peccato che Canepa non possa fare tutto il campionato per con concomitanze col mondiale endurance. Perché in realtà è vero, no? ha portato a, a, insieme a te, che lo stai alzando da anni, eh, questa sticella, anche lui ha contribuito a rendere ancora più compatta questa Superbike al Chief. Guarda, lo dico sempre: eh, vincere con degli avversari comunque titolati o delle cose è ancora più bello, ma soprattutto alza il livello di tutto e di tutti. Mi dispiace che non possa continuare perché. Eh, sia lui che la Yamaha comunque avevano messo un impegno importante, eh, sono stati in testa fino alle prime due o tre gare del campionato quindi ho fatto delle belle lotte anche al Misano ed è un peccato perché comunque Nicolò è forte, è uno dei più forti. La cosa che manca al eh, CIV diciamo è essere un po' di più e, e la gente non deve avere paura perché comunque alla fine... Eh, ci sono io, c'è Cane Pace del Bianco, ci sono tanti piloti e ne sono passati tanti altri, però alla fine fai le gare, quindi bisogna, bisogna che accetti gli avversari, le, le, quelli che sono magari più bravi o più preparati. Caro Michele, chiudiamo con una nota di colore, bisogna che noi facciamo richiesta agli organizzatori della Women's European Cup di allungare di 15 anni almeno il campionato, perché tra un mesetto e mezzo arriva Ginevra. Sì, dai, è nuova, un nuovo inizio della mia lunga carriera. È un nuovo inizio diventerò papà. E vediamo se sarò in grado di fare il papà, come quello che ho fatto il pilota. Sarai in grado di fare il papà, ma io stavo già pensando a quando la mettiamo in moto, perché è figlia di pilota, vai in moto. No, devo dirti la verità: da una parte ho sempre pensato che fosse femmina, perché ho detto: dai, almeno così con le moto chiudiamo definitivamente. <ride> Perché se è maschio è più dura, capito? Anche se, però, io spero che... che giochi a tennis Ecco. o faccia la nuotatrice. Non succederà mai tra 15 anni. Avremo Giulietta Rossi da parte, Ginevra Piro. Lo so già come finirà perché Ah, femmina non vuole, poi la spingeranno. Va bene. Intanto, ti facciamo in bocca al lupo per, per la nascita dell'erede. Bravo comunque sì, prima la Racing Night però sai tanto diamo questa notizia poi la Racing Night siamo in avvicinamento avvicinamento siamo lì al fotofinish siamo lì al fotofinish dopo sai anche per Scaramanzia non si parla più allora ne abbiamo parlato prima bravo Michele grazie grazie a tutti ciao ragazzi vi aspetto a Misano per la Racing Night sarà sicuramente un grande spettacolo in Riviera e grazie a tutti per il supporto e a presto Vittoria per l'idolo di casa in gara 2 della Moto3 Stiamo parlando di Guido Pini, che ha regolato Ferrandez e Biagio Miceli. Nella generale, dopo sei gare, Carraro, nonostante lo zero di gara 2, comanda ancora con 5 punti su Tiezzi e 14 su Miceli. Nella premoto 3, vittoria di Boggio davanti a Uriarte e Pugliese, autore di una grande rimonta. Leonardo Zanni comanda ancora la classifica con 28 punti di vantaggio proprio su Giulio Pugliese. Ancora una vittoria per Leonardo Carnevali nella 300. Carnevali ha sfruttato la penalità inflitta a Vannucci per un track limit dell'ultimo giro. Sul gradino più basso del podio, Nunez Roldan. Vannucci esce dal mugello ancora da leader con 15 punti su Carnevali e 40 su Vocino. Chiudiamo con la 600, dove Lorenzo Baldassarri ha vinto nella Next Generation davanti a Nicola Spinelli e Matteo Ferrari, autori entrambi di due grandissime gare. Nella 600 classica primo posto per Emanuele Puschettu, secondo Bussolotti, terzo Zannoni. In campionato Massimo Roccoli primeggia ancora nella Next con 15 punti su Valtolini, 22 su Spinelli e 29 su Mercandelli. Nella 600 Bussolotti dispone di 9 lunghezze su Kevin Zannoni e 39 su Emanuele Puschettu. Ora il CIV si prende una pausa di un mesetto. Si tornerà in pista a fine luglio a Misano l'attesissima racing night siamo con claudio bucci all'interno del box di bucci moto ciao claudio ciao ragazzi ciao continua no la continua il vostro la vostra presenza qui al CIV, perché in quattro anni vi siete sempre diciamo migliorati avete espanso il vostro impegno quest'anno hai deciso di concentrare l'impegno della squadra sulla premoto 3 illustraci il perché di questa scelta come sta andando quest'anno? Avete piloti molto giovani, quindi illustrami un po' il mondo Bucci Moto all'interno del CIV 2022. Allora, noi partiamo con l'intenzione di tirare su i ragazzini, quindi passare dal nostro lavoro principale, che è le mini GP, pit bike, come, come ci conoscete, portarli in questo mondo delle ruote da 17. Allora, quest'anno abbiamo concentrato tutte le nostre forze su, sulla, nella Premoto 3, abbiamo abbandonato... Per un attimo diciamo la Moto 3 e eh, ci siamo concentrati veramente tantissimo con, con questa categoria. Ho cambiato completamente tutto lo staff tecnico. Ho due persone veramente brave ad aiutarmi. Il sì, capotecnico, il capo, tecnico, capo meccanico e il capo tecnico. E niente ho trovato questi ragazzini qua che sono veramente bravi. No? Devono crescere, devono sicuramente fare chilometri come si dice da noi ma mi stanno dando soddisfazioni alla prima gara a Misano a Fabio abbiamo fatto podio con Xavi Martinez, è lo spagnolo abbiamo un ragazzino giapponese, Jehan Turner e Fabio Zanellato allora, una squadra, come di tu Claudio, multietnica come va di moda no? in questi periodi non vi siete fatti molto mancare dici, niente molto difficile però da gestire perché abbiamo bisogno di tante persone insomma e interpreti e comunque per spiegarsi, immagino eh, soprattutto col giapponese. Esatto, giapponese. È una scelta quella che avete fatto all'interno della Bucimoto di concentrarvi solo sul Premoto 3. Abbastanza azzardato, quantomeno è un bel challenge perché la Premoto 3 qui al CIV è una categoria molto combattuta. Sì. Quindi per emergere, bisogna essere veramente a posto. Quindi, quali sono le caratteristiche peculiari di questa BR17 GP? Abbiamo dei punti nuovi, dei punti di forza a livello di sospensione. Pensioni, telaio, soprattutto, no? uh, completamente rivisti. E eh, io di, dico che sono molto soddisfatto. Abbiamo avuto qualche problema, come tutti i team, all'inizio dell'anno con le centraline nuove e tutto diciamo, il sistema eh, di acquisizione, ma sinceramente abbiamo risolto anche questo, questo scalino. Sono soddisfatto, le moto vanno forte. Questo è interessante. Siamo a Mugello, lo sapete, uno dei circuiti con lo speed trap, eh, diciamo un po' più impegnativo. Una premoto 3 qui a Mugello, e che velocità massima fa segnare? Dipende dove viene presa. No? Abbiamo fatto 224-200 circa. Qual è secondo te lo step tecnico successivo se dovesse esserci per questo modello di Bucimoto? Cioè, dov che dovresti andare a intervenire per migliorarla? Eh, è una bella domanda, questa, eh? non la svelerò mai. No, ma Sono quelle domande che uno spera sempre che l'intervistato dica, ma sai, dobbiamo fare. Ma... Sono di là ci stanno ascoltando. <ride> no? Quindi. Comunque, è una bella esperienza perché avere dei ragazzini di, di paesi diversi fa crescere no? anche i nostri e poi abbiamo comunque la scuola spagnola, la scuola giapponese, la scuola italiana, no, confronto, quindi è una bellissima esperienza che va vissuta comunque. Che sono poi le tre scuole che diciamo che ho da un 30 anni a questa parte è detto in un po' legge del mondo alle due ruote. Allora, noi andiamo a conoscere questa volta Martinez a Misano per la quarta tappa, conosceremo gli altri piloti. Intanto io ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Impazzano gli spagnoli nel mondo del mondo motorsport da qualche anno, Bucci non poteva fare a meno di averne almeno uno. Xavi Martinez, ciao. Ciao ragazzi. Allora, sei in un team italiano. Come ti stai trovando innanzitutto con l'atmosfera? È un team fantastico, è il meglio team di tutto il paddock. Eh, sempre sono lavorando per te, eh, sempre stanno aiutandoti a te e ti motivano, ti donano un animo. A parte che parla benissimo italiano, il buon Xavi ha fatto uno spot per Bucci Moto, per cui Claudio credo dovrai pagare. E, allora, caro Xavi, quanti anni hai? 15. 15 anni, guidi una Premoto 3. Mi dicevi, l'anno scorso in Spagna guidavo una moto simile ma un po' meno potente. Allora ti chiedo: in sella questa moto che ha un po' più di cavalli, come ti stai trovando e dove devi migliorarti? Questa moto è più comoda che la che io guidavo eh, l'anno scorso perché è, è più aerodinamica, è, è, più, è più piccola e sembra abbastanza meglio che la dell'anno scorso ok quindi è già un buon mi sembra già una buona prospettiva per il futuro racing di Martinez c'hai un pilota del moto mondiale a cui ti ispiri, che ti piace? Lorenzo Dallaporta oh, ragazzi ho dato una risposta che era data, dai bookmakers una o un milione Lorenzo Dallaporta come mai ti piace Lorenzo Dallaporta? perché lui è un guerrero non si è rendito, nunca, si è e perché è allena con me dite che io ero piccolo e perché sempre mi ha aiutato a, a fare più steps e mai si rende bravo bravo Xavi poteva dire Giorgio Lorenzo Mark Marquez Lorenzo da porta ti è grande bravo senti qual è il tuo obiettivo per questa stagione eh, facciare un podium o, o vincere la gara perché penso che possiamo stare avanti e eh, falta fare un step 15 anni ed avere le idee già così chiare bravo davvero bravo Martinez in bocca al lupo per la stagione ciao Grazie, ciao. Si chiude così un'altra puntata di Inside Chief qui dal Mugello dove si è corso il quinto e sesto round del campionato italiano velocità 2022. Ci rivediamo con la quarta puntata da Misano, dove si correrà l'attesissima Racing Night. Ciao!